È un cluster che ha fatto impennare la percentuale di positività al Covid in regione da un giorno all'altro. Venerdì era dello 0,31%, ieri dell'1,24%. Ma trattandosi di un focolaio circoscritto, appunto, non significa che il contagio sul territorio sia risalito. Si tratta infatti di 29 ospiti del centro di accoglienza straordinaria del convento del Nazareno a Gorizia. Sono richiedenti asilo che sono stati posti in isolamento, come spiega il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi. Tutti i migranti risultati positivi, secondo le indicazioni della SUGI, sono ospitati nello stesso piano, l'ultimo della struttura, dove sono presenti operatori H24 per garantire il rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie. L'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha prescritto anche la quarantena per tutti gli altri ospiti 109 presenti a Nazareno. Per scongiurare l'eventualità di allontanamento da parte di questi ultimi, il prefetto ha rinforzato i dispositivi di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Le forze di polizia sono state invitate ad implementare ulteriormente i servizi di controllo del territorio per evitare qualsivoglia criticità rispetto a una situazione che però al momento è completamente sotto controllo.